e caccia al bomber. Dopo Di Grazia, Galano e Cisco, il Pescara spinge per ingaggiare l'erede di Leonardo Mancuso. L'attacco insomma comincia a prendere forma. Sottil partirà in ritiro con la Fiorentina. Montella e il club viola faranno la scelta definitiva al termine della prima fase della preparazione. In programma a Moena dal 6 al 21 luglio. Il Pescara è fiducioso. Del resto un altro anno di B non potrà che fare bene alla classe 99 e in grande evidenza nell'ultima parte dello scorso campionato. Si diceva del bomber: il sogno è Pietro Iemmello, ex Foggia in uscita dalla Benevento. L'attaccante piace non poco, ma può arrivare solo con la cessione di Brugman al club di Vigorito. Il capitano in realtà non sembra particolarmente attratto da questa possibilità. La pista Melchiorri non è tramontata. Il Perugia chiede 1 milione per il classe 87 che andrà in scadenza. Non proprio un dettaglio. Ci vorrà un po' di tempo. Restano in piedi le altre trattative con l'Atalanta per Tumminello, col Sassuolo per Scamacca e col Parma per Brunori Sandri, 17 gol lo scorso campionato ad Arezzo. Della C, attenzionato il colombiano Damir Setter, classe 1997, 11 reti nell'Olbia ma di proprietà del Cagliari. Nel ruolo di punta centrale al momento c'è solo Bonino, ma di certo il tempo non manca. Intanto giornata decisiva per la trattativa del grosso Monza. In realtà la pista sembra essersi raffreddata. Evidentemente nel club brianzolo le valutazioni sono cambiate ed è mutata di conseguenza anche la proposta: non più 2 anni di contratto a cifre importanti, ma 1 al massimo con opzione di rinnovo in caso di promozione in B. Del Grosso ha risposto dettando legittimamente le sue condizioni. Entro la giornata di oggi sapremo. Infine ha parlato di Andrea Cisco, il DS del Monza Pescarese Doc Filippo Antonelli. L'accostamento è impegnativo e nel contempo prestigioso. Contro il Pescara fece un gol pazzesco col mancino. Io ho pensato, è un sinistro naturale, invece? No, io ho visto spesso giocare a destra, gioca benissimo con il destro, per me è un destro. Lui utilizza entrambi i piedi, è un ragazzo che ho seguito nel Padova, che volevamo portare anche noi a Monza, dopo ebbe un'esplosione improvvisa, lo comprò il Sassuolo. L'anno scorso è andato in prestito per giocare 6 mesi all'Albissola. Però un ragazzo che il Pescara fa un ottimo acquisto, un ragazzo che a me ricorda, lo dico come movenze, anche Rocco Pagano.